La reumatologia è organizzata, diciamo, bene, ma ovviamente l'organizzazione può essere migliorata. La regione è stata molto sensibile al problema delle malattie reumatiche e anzi ha deliberato che è stata istituita formalmente questa rete reumatologica regionale. Quindi esistono dei livelli di assistenza dove ci sono dei centri hub cosiddetti. Centri di riferimento di terzo livello per le malattie più complesse, per l'adulto qui a Udine e per il bambino l'ospedale Burlo Garofalo di Trieste. Poi ci sono dei centri di secondo livello che hanno sempre competenze alte e sono l'ospedale di Catinara di Trieste e l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e poi tutti i centri di primo livello, cioè gli ospedali dove lavora un reumatologo. E qualche pochi, ancora nella nostra regione, reumatologi sul territorio. Poi c'è il medico di base, che è ovviamente è il primo interlocutore, la persona a cui si rivolge per primo il paziente. Questa organizzazione deve migliorare, deve formalmente istituirsi in maniera sempre più accurata, però c'è una convergenza, anzi c'è una decisione della regione di seguire questo modello. E io sono stato incaricato affinché venga messo in pratica nel miglior modo possibile. Dunque, la clinica di reumatologia di Udine è il centro hub, no? Quindi regionale, l'unico, quindi è per l'adulto e quindi ovviamente ha una funzione di coordinamento, ma è anche un centro ovviamente anche di secondo e di primo livello, quindi fa l'assistenza diciamo, a tutti i malati reumatici. Chiaramente noi vorremmo che diventasse sempre un riferimento maggiore per i casi più complessi, che quindi ci vengono riferiti dalla regione e da altre parti d'Italia, mentre i casi meno complessi, via via, cerchiamo magari di consigliare i colleghi e se non c'è bisogno, questi pazienti, queste tipologie di pazienti possono essere seguiti soprattutto nei centri di primo livello. I centri di secondo livello hanno una funzione intermedia. Quello che ho detto prima vale a livello assistenziale, però in effetti si caratterizza per gestire le malattie complesse. Come si fa a gestire un malato reumatico molto complesso? Non è facile, ci vuole la conoscenza approfondita della materia, l'esperienza. E poi ci vuole anche la ricerca, perché la ricerca, aver fatto della ricerca su una cura nuova, su un meccanismo d'azione, un meccanismo, diciamo, per cui la malattia si sviluppa, dà la forza per utilizzare delle terapie nuove. E la clinica di Udine ha fatto questo, cioè a livello internazionale ha istituito, ha creato delle terapie nuove che adesso usano in tutto il mondo. Ma perché questo si è avuto? Proprio perché, diciamo, la ricerca, l'essere convinti di alcune cose ci ha dato la forza per studiare e di fare qualcosa di nuovo. Ecco, quindi in questa complessità, in cui ci vuole anche un metodo, perché ci può essere, non so, un'infezione concomitante, un'immunodepressione, quindi è molto più difficile usare i farmaci. Ecco, ci vuole anche un metodo per prendere le decisioni giuste al momento giusto, per capire in base alle decisioni così sequenziali cosa sta succedendo. E quindi in tutta questa maniera, quindi conoscenza, esperienza, metodo e ricerca, quattro cose, si curano i casi complessi. Allora, è proprio lì che le competenze specialistiche e anche la clinica di Udine può dare un contributo maggiore. Sì, ci sono, nel senso che certi tipi di patologie più frequenti e magari meno complesse vengono maggiormente appunto, viste solo dal medico di base, cosa che vorremmo venga fatta sempre di più in futuro, o dei centri appunto di primo livello dell'assistenza. Quando il malato diventa più complesso, è giusto che il paziente venga seguito in maniera un po' più approfondita. Thank you.